Sono state 46 le sedute del Consiglio regionale con oltre 100 ore di attività, due i consigli straordinari aperti, uno sul clima e uno in occasione della commemorazione per l'alluvione che colpì il Piemonte nel 1994. Sono state 87 le sedute di commissione, di cui 17 dedicate ad audizioni con soggetti esterni, 9 i provvedimenti con consultazioni online. La commissione nomine si è riunita 7 volte con oltre 2.000 candidature esaminate. In consiglio sono state effettuate 24 nomine. È stata istituita la commissione legalità. In tutto sono stati presentati 52 progetti di legge, oltre agli 11 disegni di legge della Giunta. Presentati anche 123 atti ispettivi tra interrogazioni e interpellanze, di cui 69 a risposta immediata, e 138 atti di indirizzo, 28 quelli approvati. Le materie su cui il Consiglio intende lavorare sono autonomia, semplificazione, contrasto al nomadismo e all'abusivismo, istruzione e libera scelta educativa, riconoscimento della lingua dei segni. Con la rideterminazione dei vitalizi sono stati risparmiati circa 680.000 euro, che verranno destinati all'edilizia scolastica. Grande successo sui social, tanto da rendere il Consiglio regionale piemontese il primo in Italia. 68.400 i follower su Facebook, quasi 20.000 quelli su Twitter e 11.400 quelli su Instagram. Sul sito istituzionale le visite sono state 1.200.000. Nel 2019 6.094 studenti hanno visitato Palazzo Lascaris, oltre ai 3.087 cittadini. 23 le mostre organizzate e 2.442 i visitatori in Galleria Spagnuolo, all'URP e in biblioteca.